Abbiamo ordinato da un noto sito di prodotti cinesi un mirino olografico per il nostro sport, della nostra pratica del soft air. Era una replica Eotech 553, se non sbaglio, e ci aspettavamo la solita scatola di cartone con dentro il mirino. Invece comunque è arrivato un bel case di plastica. Non è, come potete vedere, diciamo, non è particolarmente ben rifinito, però meglio appunto della solita scatola di cartone dei prodotti cinesi di basso costo. Si apre facendo scorrere questi due cursori destra e sinistra e si apre la confezione. Dentro troviamo questo pamphlet molto 558, scusate, questo pamphlet molto spartano, ma che ha tutte quante le informazioni necessarie. Ovviamente non manca il mirino. Se manca, rivolgetevi al vostro rivenditore, perché quello che avete ordinato era il mirino e non sicuramente la scatola. E otteniamo il nostro mirino olografico, replica dei ben più costosi Eotech americani. La cosa interessante è questo lanyard che tiene in sicura il tappo della batteria, in modo che se cade, o quantomeno siete sul campo, non dovete avere paura di perdervi il tappo della batteria. In realtà, ecco, diciamo, questa soluzione ha i suoi pro e i suoi contro. Il contro è che il cavetto d'acciaio non deve andare davanti al mirino nel momento in cui state operando, perché sennò ovviamente vi ostruisce la visuale. Per fissare il mirino alla slitta del vostro fucile c'è questo interessante sistema di sgancio rapido. Quindi infilate il mirino, premete e se provate a tirare la leva, questa non si sgancia se non sbloccandola con questo pulsante, e a questo punto potete sganciare il tutto. La replica è abbastanza fedele all'originale. La differenza in realtà che c'è tra un Eotech vero e un Eotech replica sta essenzialmente nel fatto che la sorgente di luce nelle repliche è un LED rosso o verde, negli Eotech originali è un laser, e quindi diciamo la potenza luminosa del laser è nettamente superiore, e quindi la possibilità di utilizzare proficamente il mirino olografico anche in situazioni di forte luminosità ambientale sono sicuramente superiori. La maggior parte di queste repliche cinesi invece in un giorno assolato praticamente non sono utilizzabili. Dentro c'è anche in una bustina un plastichetto, una copertina per proteggere il vostro mirino durante i trasporti, di neoprene, che potete utilizzare per coprire il vostro mirino. Non so quanto possa essere utile una cosa del genere nella vita reale, dove normalmente il fucile è già equipaggiato del mirino che è già dentro la sua valigia rigida per il trasporto, però ce lo danno gratis, e quindi come si dice, a caval donato non si guarda in bocca. Dopodiché nella stessa confezione troviamo la chiave a brugola per regolazioni non meglio identificate, visto e considerato che non c'è niente qui che vada svitato con questa brugola, nulla. Quindi è un simpatico omaggio dal produttore cinese.
probabilmente altri modelli dello stesso mirino avevano il blocco sulla slitta con la chiavetta a brugola, e poi il panno per pulire i vetri del mirino. Per operare il puntatore ci serve una batteria da mettere nell'alloggiamento e poi accendere il puntatore. Ci procuriamo la batteria e facciamo i primi test per vedere se ha luminosità sufficiente per operare anche in situazioni di forte luminosità. Allora, abbiamo fatto l'unboxing di questo Red Dot, diciamo mirino olografico replica EOTech. A questo punto abbiamo caricato una batteria CR123, in questo caso è una TR16340 come la CR123 a 3,7 volts di tensione, di voltaggio nominale, e a questo punto iniziamo a svitare il coperchio e montiamo la batteria nell'alloggiamento. Se notate, c'è una serigrafia o comunque un rilievo sullo chassis del Red Dot che ci spiega che la parte negativa è verso l'alto, per come lo teniamo, ovvero il piruletto, se vogliamo chiamare così, il polo positivo deve andare giù, e è anche abbastanza evidente dalla conformazione del banco batterie. Ok, mettiamo dentro la batteria, chiudiamo l'alloggiamento, questo cordino di acciaio è comodo per non perdersi il tappo, ma ok, qualche dot cinese nel momento in cui inserite la batteria inizia subito a proiettare il reticolo sul vetro di proiezione. In questo caso no. Per accenderlo basta premere uno qualunque dei pulsanti di luminosità, alto e basso. Per passare dal reticolo verde a quello rosso si preme il pulsante Night Vision NV, che passa appunto dal reticolo rosso a quello verde. Poi si regolano le intensità del rosso o del verde con gli appositi pulsanti. Come potete vedere sta variando la luminosità del reticolo, più o meno intensa, ovvero la corrente che fluisce nel LED e quindi che illumina. Il reticolo. Allora, a questo punto spengo la luce della telecamera e facciamo una ripresa con luce naturale, in realtà naturale per modo di dire, nel senso che è sera qui da noi e quindi diciamo ci sono le luci elettriche ma non il faro diretto della telecamera sul dot. Iniziamo a riprendere quello che vedete dietro è il telefono, lo sto spostando destra a sinistra, diciamo che se lo puntiamo su questa bomboletta di gas esausto, eventualmente noi spostassimo la nostra testa, come potete vedere il reticolo rimane più o meno puntato sull'oggetto, e si vede anche abbastanza bene se andiamo a puntare verso una luce accesa, come potete vedere, insomma, si vede abbastanza bene anche direttamente. Quindi
tutto sommato un prodotto decente. È la replica di un 558, e la differenza rispetto a un 552, per spegnerlo basta semplicemente tenere premuti i due tasti di alto e basso e si spegne. La differenza tra tra i 553, 551, 552 è che nella vecchia generazione i controlli del luminosità, accensione e spegnimento erano qui sul dietro del mirino olografico. Questo comportava qualche problema nel momento in cui volessimo accoppiare questo mirino senza ingrandimento con un magnifier, un ingranditore che è montato quindi sul rail del fucile dietro, perché con il rail montato non avremmo accesso ai controlli con la generazione precedente di mirini olografici. Con invece i controlli sul lato sinistro, la possibilità di manovrare, aumentare e diminuire la luminosità del reticolo o cambiare da night vision a visione diurna viene mantenuta. Quindi un buon compromesso, è una replica cinesissima, però comunque un minimo di qualità, una scatola copia veramente spudorata della confezione della Eotec, ma sicuramente non è a livello di un Eotec originale, ma per il nostro game, per il software è più che sufficiente. Lo proveremo su un'arma replica, ovviamente una replica da software, e vediamo come si comporta sul campo di gioco. Come vi dicevo, uno dei vantaggi del 558 o della generazione successiva di mirini Eotec o cloni è che, avendo i controlli sul lato del mirino, è più facile operare con un magnifier, con un ingranditore montato in serie sul fucile o, nel nostro caso specifico, sulla replica da soft air. Perché appunto, se volessimo accendere e spegnere il mirino olografico, non dovremmo accedere ai pulsanti che erano tradizionalmente dietro al nostro mirino, ma possiamo con la nuova generazione operare direttamente sul lato. In questo caso specifico il magnifier può essere liberato dalla cover e riposizionato in sede molto facilmente, e proviamo con senza magnifier il rendimento di questo 558 clone cinese. Nell'inquadratura della telecamera si dovrebbe vedere il mirino olografico, ho montato un action cam sul calcio del fucile, quindi non ho la visuale libera, però in teoria dovrebbe essere collimata con il bersaglio. Supponiamo che sia il tronco di quel pino laggiù. Io vado un po' a occhio. Carichiamo il caricatore. Il pump è da regolare. Non ho la possibilità di vedere dove è collimato il mirino olografico. Adesso proviamo a mettere l'ingranditore. Non so, sarà ancora più difficile che riusciate a vedere il reticolo, però potete vedere che posso operare il nostro XPS o 558, la nuova versione, anche con l'ingranditore montato. Quindi non devo andare a finire qui dietro, ma posso operare direttamente da qui. Tutto sommato, quindi una buona replica, un buon prodotto, costa molto poco, non è sicuramente un Eotec originale con la qualità che ne consegue, però ci possiamo accontentare.